prese Noè ed i suoi figli. Disse a loro: siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. Bene, guarda che si vede. Sbaglio, siete gli stessi coniglietti che stavo per addentare prima del diluvio? Non sapete che è pericoloso andare in giro da soli? Bisogna stare attenti, c'è sempre il rischio di fare brutti incontri. Ma voi questo lo sapete, vero che lo sapete? A noi tre, a proposito, ora che ci penso, un bel pezzo che non mangio carne fresca. Ma oggi mi toglierò la voglia! Aiuto! Aiutatemi, vi supplico! Amici, vi prego, aiutatemi! Presto, non voglio morire annegato! Eccoti qui. Ebbene? Non piove più. Ci sono segni di vita. Non sento niente. Ma è terribile, atroce. Non ci posso credere. Sono tutti morti, tutti. Noi siamo gli unici sopravvissuti. La gente del villaggio, i nostri amici. Sono tutti annegati. Sì, purtroppo. Possiamo ritenerci fortunati. Ma quanto tempo credi che potremo resistere con le provviste che ci restano? Alleveremo gli animali per cibarcene e poi... Ma le provviste finiranno molto prima. Se riesci a trovare qualcosa, ricordati di tornare, mi raccomando! Che serve? È inutile. Tanto non tornerà neanche lei. Ma la cosa più grave è che da 3 giorni ci nutriamo solamente di acqua. Nient'altro che acqua. Signore onnipotente, noi abbiamo fatto come ci avevi ordinato. Però tu sei rimasto in silenzio. Ti prego, rivolgici la tua parola. Anche se mi dirai che dobbiamo morire, io ti obbedirò. Ma ti prego, dacci un segno. Una parola. Padre! Padre, guarda!
Dove l'hai trovato, dimmi? Guarda, Yafet, guarda! È un rametto d'olivo, un rametto d'olivo! È vero, padre, hai ragione! Questo significa terra! Terra che le acque hanno risparmiato! Terra su cui cresce l'olivo! Ed è vicina! Terra! 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 Quando Noè discese sulla terraferma con i figli, la moglie, le mogli dei suoi figli e tutto il bestiame che aveva con sé, edificò un altare ed offrì sacrifici al Dio Altissimo. Il Dio fu contento di ciò che aveva fatto il giusto Noè e promise che non avrebbe più punito tanto duramente la terra a causa della malvagità degli uomini. Mai più distruggerò le mie creature. Finché il mondo esisterà, vi sarà sempre un momento per la semina e un momento per il raccolto. Vi sarà il freddo e il caldo, l'estate e l'inverno, il giorno e la notte. Crescete e moltiplicatevi. Popolate la terra con i vostri discendenti. Tutto questo io lo offro a voi. E questo arcobaleno sia il simbolo della mia promessa. Guardate, c'è qualcosa laggiù in mezzo all'acqua. Thank you.